Ed eccoci arrivati al momento della musica, lo facciamo in compagnia della band barese The People Speak. Ciao ragazzi, presentatevi. Bla bla bla. Ciao a tutti, bla bla bla, noi siamo Ciao. i The People Speak. Rino alla batteria. Mariella alla voce e alle tastiere. Roberto basso e voci, Bene. voci un po' particolari. Allora, ecco, Salutiamo Nicky Ferrara chitarra. infatti, infatti. perché non c'è Nick ed è giusto salutarlo. Raccontiamo un po' la storia del gruppo. Allora, la band ha una recentissima formazione, sebbene i componenti si siano già, insomma, esibiti in altre formazioni, come i Madreds, ma e i Keimada, e i The People Speak nascono invece a ottobre, quindi di recente, e da lì inizia una bella attività densa di live, densa di concerti, e praticamente usiamo dire, no, che abbiamo più concerti che prove alle spalle, per cui Bene, bene, è tutto ottima molto cosa. bello. The People Speak, la gente che parla, chi ha scelto il nome? Il nome non è stato scelto, il nome ha trovato noi tramite Mariella che ha avuto un'esperienza di 15 giorni a New York ed è tornata con questa idea. E Del bla bla bla. Bene, l'idea si è impossessata della band praticamente. bene. In realtà era una forma di comunicazione molto efficace che si usava negli Stati Uniti all'uscita dei concerti. Sono stata ad un concerto e mi hanno consegnato una lavagnetta. Su questa lavagnetta c'era scritta The People Speak. Tu dicevi la tua, scrivevi sulla lavagnetta e mostravi ad una telecamera il tuo messaggio trasmesso senza alcun filtro in TV, per cui poi insomma mi piaceva l'idea di portare Carino, questa cosa possiamo anche qui. idearci, rubarci il format e Assolutamente ricrearlo. Il vostro sound, che genere fate? Prego. Principalmente rock, comunque indie Ok. rock con varie influenze, cercando di portare il tutto verso atmosfere danzerecce. Bene. L'esperienza nell'esibizione più emozionante che vi è capitata? Bah, ogni live ha un'emozione particolare. Sicuramente un live che pensiamo sarà interessante ed emozionante sarà il prossimo, che sarà in Francia al Belfort, al FIMU, che è un festival internazionale. E noi rappresentiamo l'Italia in Addirittura. qualità di musique actuelle, quindi The People Complimenti. Speak su questo grande palco di Belfort. Non vediamo l'ora. Quindi una selezione che è stata fatta in Italia, È su stata quanti fatta in gruppi? tutto il mondo, sono un totale di 3.000 musicisti, circa 200 band che rappresenteranno tutto il mondo. Ci sono band dal Messico, dagli Stati Uniti, dall'Africa, dal Burkina Faso addirittura. Per Potreste aver cui, successo, ragazzi. in Burkina Faso? Chissà. Chissà. Qual è il vostro look? Il nostro look, forse un po' quello che vedi oggi, però in realtà ci sono anche delle chicche. Io, per esempio, adoro comprare i cosiddetti scampoli di tessuto e cucirmeli addosso 10 minuti prima del live con spille da balia o cotone così trovato Un in casa all'ultimo artista. momento. Dove vi siete conosciuti Senso tra di voi? pratico. Ai concerti. Bello. Roberto e Mariella si conoscono da più tempo, Sì, noi eravamo dall'infanzia. nei Keimada come voce e basso, in più abbiamo questa amicizia ventennale, eravamo vicini di casa, per cui No. sì. Invece Rino era sempre a tutti i concerti, cioè era il prezzemolo in tutti i concerti Non a caso. possibili. Petrosino, Petrosino di non a nome, di caso. fatto. E quindi insomma l'abbiamo incontrato, l'abbiamo accalappiato, forse lui ha accalappiato noi. E poi Sì, c'è ci stato siamo anche trovati. l'incontro con Nicky, il nostro chitarrista, che è tornato dopo un annetto fuori Bari e ci siamo incontrati davanti ad un caffè e abbiamo avuto questa bella idea di inserirlo nella band. Un aggettivo per la voce della cantante. Aia, sicuramente, non lo so, frizzante. Un aggettivo per il bassista. Grintoso. Batterista. Energico e Energico. tutto aperto. Con tutti i puntini. Proprio oggi perché ho detto i Samba miei sono gay, energico. non so. No, diciamo anche. Diamo anche un aggettivo al chitarrista che non è qui. È chitarrista spettacolare e E rumoroso. 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 Avete Noise. un gesto scaramantico? Bere Prima. l'Answers alle prove. No, il nostro gesto è questo qui, bla 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 bla. Prima delle prove. Progetti in cantiere, a parte questa esibizione in Francia. È in arrivo un EP fresco fresco Oh. con 6 brani più una bonus track. E poi, vabbè, Sogno nel diciamo, cassetto? sono nel cassetto. Cosa Speriamo che esca dal desideratevi, eh? cassetto e continuiamo con questo sogno che stiamo vivendo poi. Wow, io direi una bella tournée, anche europea, ma mondiale, dai, sì. Vi fanno fare da spalla a quale gruppo? Speriamo agli Editors a Livorno. Sì. Editors? Oppure nei vostri.
Sogni più lontani. Non lo so. The Falls. No, io, sì. Noi ci abbiamo già suonato prima di The Falls con la nostra vecchia band. Però no. Sì, è Gang of Four magari. Avete mai pensato di aumentare il vostro gruppo con qualche altro musicista o voce? Come dicevo prima, del buon rino tutto aperto, no? No, ci piace tanto collaborare con i vari suoni, con i vari strumenti, però per una questione più che altro logistica, legata agli spostamenti, agli spazi che abbiamo anche sul palco, penso che 4 persone siano probabilmente la formula più giusta per quello che facciamo. Perfetto. Anche perché insomma ci destreggiamo, poi ci giriamo anche gli strumenti, quindi... Allora, dovete fare una cover. Quale? But it's not over yet, dei Klaxons. Damage Good. They? The Gang of Four. Io direi... Basta, Rino, ci hai pensato troppo? Sì. Bella quella. Dovete far cantare uno dei vostri pezzi a un altro gruppo. Chi scegliete? Un altro gruppo, io scelgo i Madrezma. Sì, che sì, bella attestato, anzi, di scelgo stima. Pablo dei Madrezma, che è una delle mie voci maschili preferite. Bene, e bene. Lo dico con sincerità. È il collettivo che si sta formando, ma piano sì, piano. Ma sì, noi abbiamo poi questo collettivo di musicisti. E non solo. E non solo, a breve di artisti, saprete tutti. Perché, insomma, sì, non vogliamo svelare, però stiamo collaborando con altre forme d'arte, non solo musicali. E quali? Beh, sicuramente l'arte, l'arte visiva, bello, l'arte pittorica, e, insomma, stiamo collaborando con dei galleristi. Bene, bene, chissà. Allora, loro sono i The People Speak, ci assaggiamo una breve clip di una loro esibizione live. Sì, dove? L'esibizione della finale di Italia Wave che abbiamo vinto. Perfetto. Per cui rappresenteremo la Puglia a Livorno con Editors, OK Go e tante band grandissime, di questo siamo felicissimi. In bocca al lupo, ragazzi. Crepi. What you want to start?